Ciao a tutti e bentornati qui su Basement Tech. Il video di oggi è sicuramente un video particolare, ma non perdiamoci in chiacchiere. Alla fine tutti voi avete letto il titolo e quindi sappiamo per cosa siete venuti qua. Sicuramente in questo momento il vostro cervello starà esplodendo tra mille domande. Come fa a funzionare un PC dentro un acquario? Perché non è ancora esploso? Ma soprattutto come vi è venuta un'idea del genere? Per quanto riguarda l'idea di prendere un PC funzionante e metterlo dentro un acquario, beh, ci è venuta come tutte le idee geniali, di fronte a una birra. Avevamo infatti le vecchie componenti del nostro computer che stavano prendendo polvere in un angolo. E quindi abbiamo detto, perché non creare un secondo computer da tenere qui in studio e utilizzare? Ovviamente però un noiosissimo computer non sarebbe stato il nostro stile. E quindi ci è venuta questa idea. Ma come fa a funzionare? Semplice. Quello che c'è dentro l'acquario non è acqua, bensì olio minerale, o come più volgarmente chiamato, olio di vaselina. Questa infatti, a differenza dell'acqua, non conduce l'elettricità. Forse. Questa, a differenza dell'acqua, non conduce l'elettricità, non creando quindi cortocircuiti. E in più ha il vantaggio di dissipare il calore molto meglio di quanto faccia l'aria. Ora, non vi mentirò, quando è arrivato il momento di versarla sopra tutte le varie componenti, ci sono strette le chiappe a tutti quanti. Alla fine un conto è vederlo fare a qualcun altro, averlo letto, un conto è versare 20 litri di vaselina su centinaia di euro di componenti. Però alla fine tutto ha funzionato e quindi siamo qui con questo fantastico computer dentro un acquario. Oltre a questo abbiamo anche il vantaggio della silenziosità. Non ci sono infatti componenti che generano rumore. Se vedete le ventole girano davvero pianissimo e quindi è tutto perfettamente silenzioso. Questo però non è un problema per quanto riguarda la dissipazione. Tutto infatti viene raffreddato per contatto diretto dall'olio. Immagino però che adesso siete tutti curiosi di sapere cosa abbiamo infilato dentro questo PC. Quello che avevamo noi in casa era una scheda madre con i suoi 8 GB di RAM e un i3-6100. Avevamo poi anche la scheda grafica che è una 750 Ti. Capite subito che non si tratta di un mostro di potenza, però sono componenti perfette per quello che dovevamo fare noi. Infatti scaldano davvero poco. A questo punto ci mancava, tutto il resto. Ecco, qui dobbiamo davvero ringraziare tre aziende che sono state abbastanza folli da credere a un progetto del genere. C'è Drevo che ci ha fornito un SSD da 240 giga nel modello X1. Ovviamente non abbiamo potuto mettere dentro anche un hard disk perché se vedete quello che l'olio fa alla velocità delle ventole, immaginate che non sia proprio il massimo ai dischi magnetici che girano a 10.000 giri al minuto. Avrebbero avuto forse qualche problemino. Come dissipatore, l'avrete sicuramente notato, visto che occupa metà dell'acquario. Noctua ci ha inviato un NH di 15, conosciuto anche come il miglior dissipatore sul mercato. Sicuramente OP per un computer del genere, però perfetto per una dissipazione completamente passiva e inoltre, ricordatelo, cioè, è bellissimo. Ovviamente una volta tolte le ventole marroncine di Noctua, però così è splendido. Perché sono austriaci, non sanno, sono daltonici probabilmente. Infine ci serviva un alimentatore e qui c'è Corsina Aiuto Cooler Master che ci ha inviato un V550. Io ve lo dico sinceramente, appena acceso mi sono innamorato di questo alimentatore perché è silenziosissimo, motivo per cui mi è un po' pianto il cuore metterlo qua dentro. Avrei preferito rubarlo e metterlo dentro il mio computer, però la scelta di un alimentatore del genere è stata dettata dalla necessità di un alimentatore modulare. Avevamo infatti bisogno di avere meno cavi possibili in mezzo a tutta la vaselina. Sempre ridere ogni volta che dico vaselina. No. Questo ci ha anche permesso di avere un cable management perfetto. A questo punto quello che ci serviva era un acquario abbastanza grande da contenere il tutto e vaselina. Tanta, tanta
Vaselina. Siamo più del solito. Raccolte tutte le componenti è iniziata la nostra fase fai da te. Avevamo infatti bisogno di una struttura che sorreggesse tutto il computer. Quindi armati di sega, trapano e tubi in alluminio abbiamo assemblato il tutto. Non è stato affatto facile, soprattutto visto che non avevamo la più pallida idea di quello che stavamo facendo. Però il risultato si può definire discreto. Ovviamente noi abbiamo ripreso tutto il disagio che ha contraddistinto queste fasi. Quindi se siete interessati a vedere il tutto, fatecelo sapere qua sotto nei commenti e sfondate il tasto like. A 1000 like facciamo uscire il build vlog e a 2000 like un mega spacchettamento epico su Clash Royale. È ancora di moda Clash Royale, o tipo è morto coi fidget spinner. A questo punto quello che ci rimaneva da fare era mettere un bel fondale nell'acquario, aggiungere un paio di decorazioni e riempire il tutto con 20 litri di vaselina. È stato divertentissimo. Ah, e ovviamente aggiungere dei led RGB, altrimenti che PC sarebbe? In realtà adesso non funzionano più. Io non so perché hanno smesso di funzionare. Cambia, non funziona più il telecomando. Una volta fatto il tutto ci rimaneva solo da accenderlo. E lì, beh, ci sono stati dei momenti di panico. Vedere però la schermata del monitor che si accendeva, beh, ci ha gasato tantissimo. E a quel punto abbiamo installato Windows, installato i programmi che utilizziamo di più, qualche gioco, e non abbiamo fatto altro che provarlo. Per quanto riguarda le prestazioni vere e proprie, beh, non ci aspettavamo nulla di stratosferico. O comunque, sapevamo già a cosa saremmo andati incontro. Infatti erano tutte componenti che avevamo già. Ciò che è stato davvero interessante però è stato vedere le temperature. Usandolo anche intensamente, quindi giocando o con qualche programma di editing, non abbiamo mai superato i 30-35 gradi dell'olio e la CPU non è mai andata sopra ai 50 gradi. Adesso, in questo momento, l'olio è a 20 gradi. Ovviamente, avessimo avuto componenti più potenti e che quindi producono più calore, una bella 1080 Ti messa dentro con tre ventole, avremmo avuto bisogno di un acquario molto più grande per dissipare tutto il calore, oppure di un sistema di raffreddamento dell'olio con pompa e radiatore. Ma queste saranno cose per un acquario 2.0. 1080 Ti! 2! Noi ringraziamo ancora una volta Cooler Master, Drevo e Noctua per aver creduto in questa follia. Voi fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, quanto bello è questo computer, curiosità, domande, tutto quello che volete. Lasciate un like, 2 se volete, no 2 no perché se ne lasciate 2 lo togliete, 3, facciamo 3 like e condividete questo video con chiunque. Sicuramente in questo modo ci darete una mano per portare altri progetti di questo genere sul canale. Assolutamente non, ripeto, non fate una cosa del genere a casa, soprattutto tipo dentro al vostro case, non state a cospargerlo di vaselina o robe del genere. Nel caso ci voleste comunque emulare, noi vi lasciamo qua sotto in descrizione tutte le componenti che abbiamo utilizzato, anche i 20 litri di vaselina. Detto questo, forse questo è il mio ultimo video, perché quando uscirà il secondo io sarò in Africa e quindi non è detto che ritorni. Nel caso seguitemi su Instagram. Addio. Ah no, è vero. Settimana prossima, sempre qui, su Basement Tech.